Quasi una settimana di ritiro per la squadra bianco-azzurra a Fiumalbo. È giunto il momento di fare il punto della situazione, che sarà ovviamente completo in occasione dell'amichevole che sarà giocata domenica alle ore 17:30 sul campo di Fiumalbo contro una selezione dell'asso calciatori, giocatori senza contratto. Sarà la prima occasione per vedere all'opera sotto il profilo tattico e tecnico il gruppo che Leonardo Acori sta costruendo con grande scrupolo e meticolosità, con la collaborazione dei suoi assistenti qua nell'Appennino modenese. È un prato che ha una vetrina importante per gli aggregati Nardini e Diamanti, che ha richiamato addirittura la TV satellitare di Sky per una intervista dedicata al talento pratese, che ovviamente è in cerca di un ingaggio importante in campionati italiani o anche stranieri. Ed è qui, insomma, a dare lustro ed importanza a questo raduno, a questo ritiro biancoazzurro che sta andando nel migliore dei modi. In occasione di questo servizio cominciamo a conoscere i primi volti nuovi lanieri. Ce ne saranno ancora tanti da qui al 31 agosto. Vi vogliamo far conoscere Enrico De Micheli, Davide Di Molfetta e Davide Carcuro. Siamo a Fiumalbo, Enrico De Micheli, scopriamo uno dei volti nuovi della campagna acquisti di questa estate. Arrivi dall'Inter. Sì, arrivo dall'Inter, dalla primavera. Sono contento di essere qui a Prato, mi sto trovando molto bene. Senti, raccontaci un pochino il tuo percorso calcistico fino ad oggi. Ma io fino da quando avevo 12 anni ero dell'Inter, quindi mi sono sempre allenato e giocato con l'Inter, fino a 19 che sono venuto qua in prestito a Prato. Senti, la rotta Inter-Prato è stata abbastanza battuta in questi due anni, sai che c'è un accordo appunto fra le due società. Hai parlato con qualche tuo compagno che ha già affrontato questa avventura pratese, che ti ha detto? Ma che c'erano l'anno scorso e sono andati via non ancora, però qui c'era già Roberto Gunseglie, che lo conosco da tanto quando era all'Inter, e mi ha detto che qui è una squadra in cui credono nei giovani, e quindi questo mi fa molto piacere, sono molto contento. Tra l'altro sai che in corso si è perfezionato ovviamente quest'estate un grande cambiamento anche a livello societario con l'arrivo di Nicola Radici presidente, quindi c'è molto entusiasmo rispetto ad annate passate in cui c'è stata molta sofferenza. Sì, queste cose qua ce ne siamo accorti subito. Ogni sera c'è sempre o lui o comunque ancora Paolo Toccafoni. Sono sempre presenti e stanno creando un bel gruppo. Tue caratteristiche tecniche? Sono un centrocampista che corre e ha anche buone qualità. Mi piace sia attaccare che comunque difendere. Obiettivi? Fare più punti possibili in campionato. Personali? Personali, spero di fare il massimo delle presenze possibili e anche qualche gol. Davide Carcuro, allora, altro volto nuovo che è arrivato in questa campagna acquisti, che ovviamente è ancora in itinere perché termina il 31 agosto, voglio dire, non sono pronti nemmeno in Serie A, figuriamoci se dobbiamo essere pronti noi a Prato. Però già sono arrivati giocatori importanti, perché il tuo pedigree è abbastanza importante a livello non solo di Lega Pro ma anche di Serie B. Raccontaci un po' il tuo percorso calcistico. No, diciamo che la Toscana non mi è nuova perché ho fatto le giovanili a Firenze la primavera, quindi diciamo come posti mi piacciono, quindi mi sono trovato bene e spero di trovarmi bene anche quest'anno. E poi niente, sì, ho girovagato per l'Italia tra Lega Pro e Serie B, Terni, Salerno, Crotone, Lanciano, poi adesso mi vengono in mente, e fatto sta che l'anno scorso ero a Rimini col mister. E niente, quest'anno siamo di nuovo insieme, insomma, per questa nuova avventura. Dobbiamo pensare, visto che non sei l'unico che viene da Rimini, che si sia creato un legame particolare fra un nucleo della squadra del Rimini dell'anno scorso con l'allenatore. È una stagione molto difficile, non andiamo a ricordare tutti i trascorsi. No, ma bravo, hai detto bene. Diciamo che quando vanno male le cose, diciamo che il gruppo si rafforza sempre di più, il mister con tutti noi, abbiamo creato un bel gruppo e siamo riusciti a salvarci. La tua presenza a centrocampo sarà fondamentale, tant'è che è stata salutata da grande entusiasmo dei tifosi, perché il tuo nome è uno, insomma, abbastanza importante per questa categoria. Ma diciamo che non è che uno è importante, siamo tutti importanti, a partire dal magazziniere a noi giocatori, al mister, a tutto. E quindi dobbiamo cercare di fare bene
i presupposti ci sono tutti, poi pian piano adesso stiamo lavorando tanto a livello atletico e quindi pian piano la condizione verrà e speriamo di essere pronti per il campionato. Di tecnica, fatto qualcosa di tattica anche il mister in questi giorni? O se ne parla direttamente alla partitella, all'amichevole? Ma diciamo che in questo periodo è più l'aspetto atletico che stiamo facendo, poi si sta mettendo dentro ogni tanto qualcosa di tattica, ma diciamo che il ritiro diciamo che è più a livello atletico che tattico, però comunque piano piano faremo tutto, insomma. Senti, tu sei nuovo, quindi è difficile poterti fare questa domanda, nel senso a livello di valutazione. Tu sai che quest'estate c'è stato un po' un cambiamento a livello societario. Hai avvertito questa trasformazione anche a livello di entusiasmo? Probabilmente toccherete con mano domenica con la presenza dei tifosi, no? Questo rinato amore per la squadra. Ma fa solo che piacere se i tifosi vengono allo stadio, anche perché più ne vengono e più ci danno una mano per riuscire a vincere le partite e a far bene il campionato, quindi speriamo ne vengano tanti quest'anno. Un'ultima domanda, centrocampo, tua posizione e lavoro prediletto, preferito? Ma diciamo che a tre ho sempre giocato mezzala, poi diciamo avendo giocato da tanti anni che gioco ho fatto sia e a due, giocando a due, sia a tre mezzala, quindi mi adatto. Grazie, benvenuto a Prato. Niente, ciao. Allora, Davide Di Molfetta, io non sono milanista, ma ho molti tifosi milanisti che mi hanno raccontato un aneddoto, quindi non so se è verificabile o meno. Al Milan, quando si parlava di rinnovare a Cassano, qualcuno disse: no, non ce n'è bisogno, abbiamo già Di Molfetta. No, penso sia una cavolata questo. La leggenda metropolitana? Sì, sì, leggenda metropolitana sicuramente, perché comunque Antonio Cassano lo conosciamo tutti, è un grandissimo giocatore. E spero di arrivare un giorno almeno alla metà sua, perché veramente ha una qualità pazzesca e lo ammiro tanto. A prescindere dalle leggende metropolitane, però le informazioni che ci giungono su di te, o meglio la considerazione che anche il calcio di livello ha su di te, è abbastanza elevata. No, ma io sono qui a Prato adesso, è vero che sono comunque un giocatore di proprietà del Milan, ma adesso io non ci penso proprio, anzi sono qui, penso a far bene qui, a dare il 100% per questa maglia. E questo è un anno importante per me e spero di fare meglio dell'anno scorso, perché sicuramente so delle mie qualità e posso far sicuramente meglio. Carcuro, Di Molfetta, Martinelli, che rapporto si è creato con il mister l'anno scorso? Beh, io penso che il mister, prima che un grande allenatore, sia una grande persona e l'anno scorso l'ha dimostrato. Secondo me abbiamo fatto un'impresa, non era facile perché comunque da gennaio senza prendere soldi è difficile, la passione è quella che ha prevalso più di tutti e quindi io penso che il mister sia stato bravo anche nel tenerci uniti e nel farci pensare solo a giocare a calcio, a divertirci, e poi i soldi vengono dopo, quindi il mister è un grande uomo, una grande persona. Quindi nel tuo processo di crescita come giocatore, ritrovare Acori è la cosa migliore? Certo, il mister appena mi ha chiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, perché comunque quest'anno, come ho detto prima, è un anno importante per me, ho bisogno di tanta fiducia e io penso che con lui abbiamo stima reciproca e quindi speriamo di far bene, dai. Un'ultima cosa, ti vedremo in chiave offensiva, no? Nello schieramento del Prato, le tue caratteristiche, dove prediligi giocare? Beh, io preferisco giocare esterno d'attacco a sinistra, però mi adatto in tutti i ruoli, non c'è problema, l'importante è giocare, prendere continuità, ritrovare il gol, che per un attaccante non dico che è tutto, ma quasi, e quindi niente, non vedo l'ora di cominciare il campionato perché siamo carichi, ci stiamo allenando bene e darò il massimo fino all'ultimo giorno che sarò qui. Benvenuto a Prato. Grazie, forza Prato. Ciao, grazie. Ciao, grazie.